Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Benvenuto, buonasera. Il suo nome? Giuliano. Benvenuto Giuliano, ci dica. Sì, buonasera, però velocissimo. Voglio soltanto fare una considerazione. Prego. Se si pareggia in casa contro il Lecce, secondo me è duro raggiungere l'Europa League come vuole il Presidente. Un'ultima cosa, poi vi saluto. Mercoledì penso che lascerò a casa l'abbonamento e porto la mia ragazza al cinema. Sì, di una parte. È destinata a proseguire la guerra tra i tifosi gialloblu e il Parma dopo i fischi di domenica pomeriggio al Tardini, oppure verrà sancita la pace? Una cosa è certa, sia i dirigenti che i giocatori crociati sono molto arrabbiati. Non hanno gradito né la freddezza iniziale dei propri sostenitori né soprattutto la contestazione a gara in corso quando il Lecce vinceva 3-1. Una situazione che è stata ampiamente dibattuta ieri sera nella 16ª puntata di Calcio e Calcio. Adesso questa città, e lo dico da parmigiano, secondo me dovrebbe un pochino studiare, diciamo così, studiare il gioco del calcio, vedere quali sono i movimenti che a livello economico vengono fatti nel mondo del calcio, vedere anche soprattutto che cosa c'è in giro. Perché se lo spettatore di Parma va allo stadio per un grande divertimento, probabilmente sbaglia, perché un grande divertimento non lo vedrà. Il Parma è una squadra da metà classifica e a metà classifica finirà questa stagione. Hanno ragione a lamentarsi di una partita che è stata la più brutta vista Parma negli ultimi 20 anni. Basterà una vittoria domani contro il Catania per fare la pace? Ma chi è che deve farsi perdonare? Sono i tifosi per aver fischiato oppure sono i giocatori per aver disputato una partita quantomeno imbarazzante?